Buonasera, buonasera a tutti. Scusate se ho iniziato ridendo, ma mi ha appena detto una cosa il professore. Non siamo seri prima di entrare, andare in onda. Bene, benvenuti a tutti. Vediamo gli ultimi che si stanno collegando. Grazie a tutti voi di essere presenti a questa nostra quarta chiacchierata online. I giovedì della consulta, mi chiamo Pagani, sono vicepresidente della consulta tra le antiche istituzioni bolognesi. Abbiamo il grande piacere e onore di avere come relatore il professor Roberto Corinaldesi, che è il presidente della nostra consulta. Oggi parliamo dei parchi di Bologna, i giardini Margherita. Prima di partire, come sempre, vi rubo un secondo per raccontarvi che cos'è la consulta fra antiche istituzioni bolognesi, che nasce nel 2002 grazie all'impegno di un gruppo di amministratori che riuniscono oggi 24 istituzioni che sono a Bologna da centinaia di anni, sono enti senza fini di lucro, storicamente attivi in ambito sociale, culturale, storico, eccetera, a Bologna a favore dei bolognesi e della cittadinanza. E fra gli enti più antichi, come vi ricordo ogni volta, abbiamo la Compagnia dei Lombardi, antichissima e nobilissima compagnia militare dei Lombardi in Bologna, che dal 1170 fino ad oggi gestisce delle attività all'interno della struttura della chiesa di Santo Stefano. E altre istituzioni, ve ne ho già elencate alcune negli ultimi incontri. Eravamo arrivati circa al 1873, abbiamo la Fondazione Sorbi Nicoli, 1874 la Fondazione Augusta Pini, Istituto del Buon Pastore, sono le date di fondazione di queste istituzioni, sempre dello stesso anno l'Opera Pia da Via Bargellini, nel 1875 l'Ente Morale Case di Riposo Sant'Anna e Santa Caterina, ancora oggi una delle strutture RSA più importanti della nostra zona di Bologna, e nel 1876 la Mutua Salsamentari. Prossima volta vedremo le ultime 4 o 5 che fanno parte di questo gruppo di 24 istituzioni. Bene, io darei subito la parola al professor Corinaldesi, che intanto ringraziamo sempre per la sua squisita gentilezza. Oggi ci parla dei Giardini Margherita. Prego. Cari amici, buonasera a tutti. Vado a condividere subito le immagini. Questa sera sono a parlarvi del secondo, in termini diciamo temporali, dei grandi parchi di Bologna. Però primo, diciamo pure, per la sua estensione, vale a dire i Giardini Margherita. Ora, ecco, nel 1874 il comune di Bologna acquistò dal conte Angelo Tattini, che era genero di una figlia di Gioacchino Murat, un lotto di 26 ettari di terra, come vedete estremamente grande, denominato Beni Bassi, per una somma di circa 150.000 lire di allora. Il terreno era posto lungo le mura tra Porta Castiglione e Porta Santo Stefano, dove esisteva fin dal 300 una piccola chiesa dedicata a Santa Chiara e uno dei primi conventi di Clariste della città. L'idea fu di dedicarlo al giardino pubblico e il progetto fu affidato al conte Ernesto Balbo Bertone di Saint-Bouis, che aveva già disegnato a Torino il Parco del Valentino. A lui, in seguito, proprio per il lavoro svolto, Bologna concesse la cittadinanza onoraria. Il suo lavoro, infatti, è ricordato, potete vederlo, su una lapide muraria che è stata posta nel 1910 sulla parete della Palazzina Liberty. Secondo quelli che erano gli ideali romantici, diciamo così, del giardino all'inglese, il Saint-Bouis creò un suggestivo alternarsi di armonie e contrasti con svariati tipi di piante. Troverete moltissime, tra cui tigli, querce, tassi, cedri, platani, pini, poccastani, magnolie. Ce n'è un po' di tutto ai Giardini Margherita. Disposti come? Disposti in gruppi,
che si aprono su ampi spazi intersecati da viali principali e da viali secondari. Il tutto era abbellito da un laghetto suggestivo alimentato dalle acque dell'antico canale di Savina, come voi sapete, scavato dai bolognesi nel 1176 per alimentare in particolare i mulini che macinavano il grano verso la città, e di cui il canale di Savina era ben visibile un tratto praticamente all'aperto sul lato meridionale. Ancora oggi è possibile vederlo. Il progetto fu messo in opera dall'ingegner Tubertini con un budget di circa 163.000 lire. Ora, nel corso dei lavori, venne fuori che cosa? Venne alla luce una estesa necropoli etrusca, in cui numerosi reperti sono oggi praticamente conservati al museo civico archeologico della nostra città. Due delle tombe rinvenute furono ricostruite nella zona meridionale del parco e possiamo vederlo tutt'oggi. Il 6 luglio del 1879 il parco venne inaugurato con una fastosa cerimonia e gli fu dato il nome di Passeggio Regina Margherita. Ma per i petroniani diventarono subito i Giardini Margherita, cioè il parco cittadino sicuramente più frequentato e anche più esteso, gradito luogo di passeggio sia per i grandi che per i piccini, nonché teatro, come vedremo, di numerosissimi eventi e manifestazioni che hanno nel tempo scandito la vita di Bologna. All'interno del parco, dove oggi sorge la Palazzina Liberty, venne costruito uno piccolo chalet di legno di foggia svizzera con un caffè e ristorante. Ahimè, però, questo andò distrutto nel 1893. Accanto a questo chalet vi era un recinto per i daini. Nel 1882 fu poi ampliato il laghetto dei Giardini Margherita e fu costruito uno chalet di legno su una piccola isola presente all'interno del laghetto, isola collegata alle sponde tramite due ponticelli di legno. Ed è stato questo il primo esempio di un prefabbricato portato a Bologna. In quell'occasione gli fu creato con grande successo di pubblico un imbarcadero con un servizio di noleggio barchette che praticamente è continuato fino ai primi del 2000. Bene, a proposito di barchette, nel 1920, cioè gli Achei, questo gruppo, un simpatico gruppo di goliardi che era in gita sul laghetto, dichiarò con un'allegra cerimonia Bologna città di mare. Bene, quando a Bologna faceva realmente freddo, e allora si diceva che il freddo ci fosse sul serio, il laghetto ghiacciato diventava un ritrovo per i pattinatori. E numerose erano le presenze degli appassionati, soprattutto alla fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, ed erano frequenti altresì le gare di pattinaggio artistico che richiamavano un pubblico quanto mai numeroso. Credo che l'ultima manifestazione che si è tenuta in questo senso sia stata nell'inverno del 1942, quando al laghetto dei Giardini Margherita furono disputati i campionati regionali appunto di pattinaggio artistico. Oggi è assai raro vedere il laghetto ghiacciato, forse anche perché, lo sapete, le papere, che ce ne sono non poche, si danno da fare per tenere l'acqua libera e il pattinaggio ormai, diciamo, su ghiaccio è diventato un lontano ricordo. Bene, voi sapete in qual misura il 1888 sia stato un anno particolare per Bologna. Infatti, quest'anno fu dominato dalle celebrazioni dell'ottavo centenario dell'università, ma non possiamo dimenticare che in quell'anno, diciamo, vi fu la cerimonia che vide intitolare piazza, l'attuale Piazza Maggiore,
a Vittorio Emanuele II con l'inaugurazione della statua equestre del re galantuomo e poi anche in quell'anno, sempre 1888, venne collocata la statua, per la prima volta, la statua di Ugo Bassi in via Indipendenza, dove oggi vi è la statua di Garibaldi, che nel 1900 l'ha sloggiata in altra sede. Giardini Margherita furono in quell'anno teatro di un'importante manifestazione, cioè l'esposizione emiliana. Ora, nell'arco di 6 mesi, nel periodo che andava dal maggio al novembre, vi furono 480.000 visitatori che visitarono la mostra regionale dell'industria e dell'agricoltura. In contemporanea vi era anche la mostra internazionale della musica e la mostra nazionale delle belle arti, tenuta questa nella vicina sede dell'ex convento di San Michele in Bosco, che, come voi ben sapete, pochi anni dopo, nel 1896, diventerà l'Istituto Rizzoli. Durante l'esposizione uscirono 40 fascicoli di un giornale illustrato e fu coniata una bella medaglia commemorativa, nonché fu istituita una lotteria nazionale con i biglietti che costavano ciascuno una lira. Poi, al costo di un biglietto singolo da una lira oppure con un abbonamento che andava per tutto il periodo della manifestazione dal costo di 25 lire, praticamente di fronte proprio all'ingresso principale a Porta Santo Stefano si entrava da questo ingresso monumentale che era stato costruito all'uopo. Salendo poi il viale antistante si arrivava di fronte a un complesso che era formato da una bellissima fontana, opera dello scultore Diego Sarti, e dal Padiglione della Musica, un'altra bella costruzione fatta all'epoca. Ora, gruppi scultori, come voi vedete, di leoni e tartarughe circondavano una vasca ovale. Oggi questi leoni e queste tartarughe, non tutti però, perché una tartaruga è stata rimossa e scomparsa, sarà di qualche deposito del comune, possiamo rivederli poi, come vi ho fatto vedere la settimana scorsa, nella fontana della Montagnola, dove i gruppi scultori sono stati ricollocati. Il Padiglione della Musica, come gli altri, era un vero e proprio palazzo in muratura che poi fu demolito al termine dell'esposizione e accoglieva un elegante teatro, sede di numerose manifestazioni nell'arco dei mesi della mostra. Poco più in là, verso est, cioè verso via Castiglione, per parlarci chiaro, di dimensioni sicuramente più contenute, era collocato il Padiglione dell'Industria, che sicuramente era imponente anche lui, come voi potete ben vedere, mentre più a est, cioè andiamo dall'altra parte, verso praticamente la collina, di dimensioni assai minori, vi era il Padiglione dell'Agricoltura, con annessa una grande serra. Ora, qua e là per il parco, tra numerosi archi di trionfo che erano distribuiti, vi erano poi altri padiglioni, anche questi in muratura alcuni, come quello della Croce Rossa, del Club Alpino Italiano, quello fatto tutto in paviera, come voi vedete, della caccia e della pesca, e addirittura vi era la pesca delle anguille nel laghetto, dei giardini. Veniva fatta proprio, come vedete, con tutti i lavorieri per prendere le anguille, eccetera. E poi vi erano altri chioschi, la birreria, ristoranti, eccetera, quali, cioè, tra questi chioschi, il chiosco, cioè, della Bouton, della farmacia Zarri, eccetera. Non mancava poi una stazioncina del tram a vapore che collegava, al costo di 25 centesimi,
con una funicolare che era stata costruita dalla ditta Ferretti, la vicina collina di San Giovanni in Bosco. Vi era proprio questa funicolare che saliva fino a San Giovanni in Bosco, dove in contemporanea, voi vedete in quello che diventerà l'ingresso principale dell'Istituto Rizzoli, si svolgeva la Mostra Nazionale delle Belle Arti. Poi, improvvisamente, un bel giorno, finita praticamente tutta la Mostra Nazionale, tutto sparì, con una demolizione, diciamola pure assurda, dei manufatti, dei quali è rimasto solo un bel ricordo, e come voi vedete, qualche foto oggi sbiadita. Ora, nel 1896, fu affidato un architetto, allora famoso, l'architetto Edoardo Colamarini, la costruzione della Palazzina Liberty al posto di quello chalet di legno che era andato a fuoco nel 1893. All'interno vi erano un caffè-ristorante e alcune sale spaziose che venivano utilizzate come biblioteche e poi sede di riunioni o ricevimento di varie associazioni cittadine come il Club Alpino Italiano, il Touring Club Ciclistico Italiano, e accanto vi era questo simpatico chiosco dove ogni venerdì sera venivano tenuti dei concerti da parte della banda municipale. Come si nota in questa foto, che ritrae dei soci del Touring Club Ciclistico Italiano, la palazzina venne contornata da scogliere di selenite. Selenite, sapete, gesso crudo che abbiamo presente in grandi quantità nelle cave attorno a Bologna. E come vedete, queste scogliere erano simili, cioè identiche, cioè veniva utilizzato lo stesso materiale che era stato utilizzato per circondare il laghetto poco distante. Soprattutto tra le due guerre, la Palazzina Liberty fu testimone di parecchie manifestazioni. Ad esempio, nel 1924 vide l'esposizione dei pompieri di Bologna e nel 1934 venne allestita all'interno della palazzina la Mostra Alpina, mentre nei sotterranei venne presentata la neonata sezione speologica bolognese. Nella piazzetta antistante, per molti anni, fu poi posto il traguardo del Giro dell'Emilia. Per gli appassionati e i curiosi di ciclismo, nonché per i curiosi, questo signore, questo atleta Generati, che qui fotografato in fuga nel 1934, fu poi raggiunto a pochi metri dal traguardo e la corsa fu vinta da Cimatti. Non bisogna inoltre dimenticare una tradizione bolognese di quegli anni, il Corso dei Fiori. Nel 1935, in particolare, in occasione, come noi vedremo, ci fu di nuovo una Mostra Nazionale dell'Agricoltura, sfilarono numerosi carri davanti a una tribuna che era gremita, pensate, di qualcosa come 3.000 spettatori. Ora, frequenti, nel corso del ventennio furono anche le parate militari che si tennero praticamente in quella sede, oppure le sfilate, come voi vedete, dei nostri nonni che sfilavano in divisa da Balilla o da Giovani Italiani. Nel secondo dopoguerra è nato per la palazzina un anonimo declino. È stata sede per alcuni anni di un centro ricreativo scolastico, poi di una biblioteca per ragazzi, che tutti è gestita al comune, e addirittura negli anni 60 fu già un gruppo di appassionati di costruire sul terrazzo un piccolo osservatorio astronomico che peraltro è tuttora esistente. Oggi la palazzina è in fase di restauro in attesa, diciamolo pure, di sapere che cosa vorrà farne la giunta municipale. Ora, nel 1902, passiamo un altro argomento, si svolse allo Sferisterio un torneo nazionale di tennis. Mancavano infatti in città i campi per le manifestazioni pubbliche. Nello stesso anno veniva presentata al Consiglio Comunale la richiesta per la concessione di un'area all'interno dei Giardini Margherita per potervi costruire 4 campi da tennis. Dopo una prima
risposta negativa, fu concessa la costruzione di 3 campi e di un piccolo chalet di legno che vedete qui nella fotografia della parte destra. Nacque così quello che fu chiamato il Lawn Tennis Club di Bologna. Negli anni 50 il Circolo Tennis Bologna, ribattezzato Circolo Tennis Bologna 1902, venne ampliato e fu messo in condizione di ospitare importanti manifestazioni sia nazionali che internazionali, ad esempio come la Coppa Davis, che fu tenuta, mi sembra, nel 1960 o giù di lì. Nel 1903, con una data che a Bologna non si può dimenticare, è la data dell'abbattimento, come voi sapete, di gran parte della cerchia muraria, a Porta Santo Stefano venne rimossa la barriera gregoriana. I pilastri, come potete qui vedere, nonché la cancellata, non vennero però distrutti, ma vennero rimossi e furono ricollocati e andarono ad abbellire l'ingresso dei Giardini Margherita su Porta Castiglione. E poi c'era in questo modo bella coppia con l'altro ingresso e con l'altra cancellata che era esistente a Porta Santo Stefano. Passò qualche anno. E nel 1917, sindaco Zanardi, allora sindaco di Bologna, inaugurò ai giardini una scuola elementare all'aperto e l'intitolò a un tal Ferdinando Fortuzzi, che era un modesto facchino, pensate, e assessore comunale. La scuola fu creata al fine di fornire un ambiente più salubre per i bambini gracili e i figli di genitori esposti in particolare alla tubercolosi. È ancora oggi presente con 10 classi a tempo pieno praticamente. Più o meno dietro la palazzina Liberty vi era un tempo una cascatella che oggi è ricoperta. È la cosiddetta fossa cavallina. Raccoglieva infatti l'acqua della collina attraverso via Sabbioni per immettersi oltre la via Emilia nel braccio abbandonato del torrente Savena. Oggi in quel punto possiamo vedere un piccolo edificio rosa in fondo a via Cavallina, che come voi sapete è chiusa a un certo punto, che altro non è questa palazzina se non una cabina di manovra appunto per il flusso dell'acqua. Nel 1924 nei pressi di questa cascatella avvenne un fatto di cronaca che ispirò Cesare Pezzoli a comporre un'impudica stirudella dal nome La Plebia al Fatastitra del Margherita, ben nota a tutti i goliardi bolognesi. Racconta di un giovane, tale Vittorio Scaravelli, che mostrando, diciamo, le parti intime, molestò una procassa infermiera del manicomio di nome Flavia. Ora, l'evento fece grande scalpore, anche se poi il giovane venne assolto al processo per oltraggio al pudore. E la stirudella, che poi è diventata famosissima, io mi ricordo, da ragazzi la conoscevamo, imparavamo tutti a memoria all'università, consegnò di fatto ai posteri i nomi degli attori. Ora, Giardini Margherita non videro però soltanto passare i bolidi, i ciclisti del Giro dell'Emilia, videro sfrecciare anche i bolidi a 4 e a 2 ruote. Ad esempio nel 1927 vi fu una corsa automobilistica organizzata dall'Automobile Club di Bologna con consistenti premi denaro, guardate, qualcosa come 50.000 lire di allora al primo in assoluto. La corsa partiva dai Giardini Margherita, percorreva i viali di circonvallazione, saliva a San Michele in Bosco e ritornava a piazzale di partenza, questo per alcuni giri ovviamente, ma non mancarono neanche le corse motociclistiche e questo ad esempio è un'immagine, come voi vedete, di un centauro nel 1903, negli anni 30, che passava davanti a quello che era il recinto dei daini. Ora comunque è stato però il cavallo fin dalle origini il protagonista del parco. E un giorno importante fu il 25 giugno del 1932, allorché nel pratone centrale appunto dei giardini
venne inaugurato il campo ippico. Ed è stato per alcuni decenni uno dei più importanti d'Italia, pensate. Rimase infatti attivo fino a circa la metà degli anni 60. Oltre al campo da polo adiacente, vi era un campo ad ostacoli che era molto attrezzato e dove si svolsero numerose competizioni, sia nazionali che internazionali, con il concorso di un pubblico numeroso e particolarmente elegante. Orbene, a quasi mezzo secolo dalla grande esposizione emiliana, il 12 marzo del 1935 venne inaugurata la grande mostra dell'agricoltura, alla presenza delle più importanti cariche dello Stato. Moltissime persone visitarono la mostra, attratte anche da numerose manifestazioni. Vi erano ben 37 padiglioni su un'area di 20.000 metri quadri coperti. Ora possiamo vedere in una rapida sequenza il padiglione della bonifica, quello dell'artigianato rurale, della cerealicoltura, dell'Agip, padiglione diciamo del nuovo, dove c'erano, come vedete, l'Agip era stata fondata da pochissimo, della caccia, della milizia forestale, come vedete un padiglione tipo uno Schleswitzer, e soprattutto quello dell'agricoltura. Padiglione dell'agricoltura con sale che erano dedicate ai prodotti tipici regionali, in particolare la barbabietola da zucchero, la canapa e il vino. Mentre tutti i padiglioni, anche questa volta, vennero abbattuti al termine della mostra, non venne invece toccato lo chalet. Lo chalet che era stato, diciamo, aveva sostituito quello in legno ed era stato rifatto in munatura su progetto dell'architetto Melchiorre Vega. Ora, fu un frequentato caffè danzante nel periodo tra gli anni 30 e 50 ed è ancora oggi presente, anche se, come potete vedere, sicuramente modificato nel tempo, i ponticelli non sono più di legno ma diventati di cemento e ferro, ma e comunque è ancora presente. Andiamo oltre. Nel marzo del 1944, ad Amnatio Memoria dei Traditori Savoia, la Repubblica di Salò fece rimuovere dalla Piazza Maggiore il monumento equestre di Re Vittorio Emanuele II e la piazza, come voi sapete, per il periodo di un anno poco più, fu ribattezzata Piazza della Repubblica. La statua fu trasferita ad opera praticamente dei carcerati di San Giovanni in Monte, fu trasferita ai giardini e lì si trova tuttora, seppure sia stata privata della spada a seguito di un atto vandalico. Ma come possiamo parlare dei giardini Margherita senza ricordare praticamente il piccolo zoo che in esso era stato allocato? Già all'inizio del XX secolo, vi abbiamo detto, il recinto dei daini era stato spostato dalla prima sede, che era accanto alla Palazzina Liberty, ed era stato spostato nei pressi dell'ingresso di via Castiglione, ed era stato ingrandito, e vi era stata creata una simpatica capanna in paglia per il ricovero degli animali. Ma nel 1939 alcuni soldati, di ritorno dalla guerra di Etiopia, donarono al segretario del Partito Fascista di Bologna due cuccioli di leone, che si chiamavano Reno e Sciascia, e che vennero collocati in una gabbia attigua a quella al recinto dei Dai. Reno morì nel 1955, seguito da Sciascia nel 1959. Per sostituirli, i Lions di Bologna fecero dono alla città di Reno II e di Bea, che furono accolti, come vedete, con grande onore dall'allora sindaco Giuseppe Dozza. Oltre ai daini e ai leoni,
Nel dopoguerra furono messi dei recinti per le caprette, oltre a pavoni, pappagalli, con grande gioia ovviamente dei bambini. E abbondante nel lago era anche la fauna acquatica, con presenza in particolare, mi ricordo, di grosse carpe, e frequenti erano le gare di pesca. Le gare di pesca, oltre alle pescatine abusive, mi ricordo di noi bambini che andavamo con dei piccoli amini, con un po' di filo da pesca, e cercavamo di prendere i pesciolini rossi che in un secchiello poi portavamo a casa. Nel dopoguerra, i giardini, come alcuni ricorderanno, vennero trasformati in un teatro di feste e sagre popolari, dalla festa dell'unità al carnevale dei bambini, che fu voluto nel 1953 dal cardinale Recaro. Direi forse turbando non poco la quiete e la serenità del luogo, così come era stata concepita dal conte di San Buin. Oltre allo zoo, fu creata Bambinopoli. C'è un parco attrezzato per i bambini, che aveva un trenino in miniatura, la carovana con gli asinelli, delle giostre e una barca per le barchette, mi ricordo, dove addirittura si vedevano allora, con grande invidia di molti, le prime barchette radiocomandate. Per non parlare poi dei famosi grilli, ve li ricordate, qualcuno se li ricorderà, le piccole biciclette a tre ruote con il manubrio, che tanto entusiasmavano allora i bambini. Poi, verso la fine degli anni 70, per la crescente cultura animalista, lo zoo dei giardini fu smantellato e sparirono alcune attrazioni per i bambini, come il trenino e la carovana. Oggi, verso via Cavallina, il WWF ha creato uno stagno didattico, per i bambini delle scuole elementari, per ricostruire vivi quella che era la flora e la fauna tipica dell'Acquitrino. In quello che era il recinto dei daini è stata ricostruita, sempre a scopo didattico, una capanna villanoviana. E in quegli spazi dove erano allocate le serre ormai in disuso, nell'ambito di un progetto di riqualificazione dell'ambiente dei giardini Margherita, è stato creato uno spazio chiamato proprio Le Serre, che ospita co-working, aree eventi, formazione, un asilo nido, ristoranti, bar, eccetera. Oggi, indiscussi signori del parco sono i numerosi podisti e i giovani che si crogiano al sole in quello che un tempo era il campo da polo. Ora i tempi e i costumi cambiano, ma nonostante i quasi 150 anni di età e la manutenzione, che guardiamo pure con calma, non è sempre ottimale sicuramente, i giardini Margherita restano sempre uno dei luoghi più amati e più frequentati dai bolognesi. E con ciò vi ringrazio per la vostra attenzione, non senza dimenticare quanti ci sono vicini, come voi sapete, di supporto per queste nostre chiacchierate. Grazie ancora e arrivederci la prossima settimana per l'ultimo incontro che noi faremo. In questo caso lo faremo per parlare di una cosa poco conosciuta a Bologna, cioè il Portico della Certosa. Grazie ancora. Professore, ha ringraziato tutti, quindi non vuole domande. Oggi le possiamo fare le domande. No, apriamo le domande perché vedo che ci sono già delle persone che hanno alzato la mano e che vogliono parlare. Ricordiamo che le domande possono essere fatte in due modi: o spingete il bottone alza la mano, vi verrà data la parola in video o in audio a seconda di come preferite per fare la domanda direttamente al professore, oppure domande e risposte, l'altro bottone sulla sinistra. Le potete scrivere, poi le leggerò io direttamente al professore. Allora, per prima ha alzato la mano la signora Roberta Buldrini. Accenda il microfono, prego, signora Roberta. Mi sentite? Certo, proceda pure. Bene. Buongiorno, come sempre, professore, complimenti. Io non ho capito, anche perché forse non ho ascoltato bene, la lapide a ricordo del conte di Saint-Louis è sulla parete di quale edificio? Sempre dalla palazzina Liberty, che è quella rimasta? Sì,
Sì, della Palazzina Liberty, è lì che c'è la lapide. Ok, ok, prova, grazie. Lì. Questo è tutto. Niente, grazie. Fu messa lì proprio per ringraziarlo del lavoro fatto, insomma. Dopo bene, che fu fatta la Palazzina. Seconda domanda, signora Maria Luisa Montanari, prego. Deve accendere il microfono in basso sulla sinistra. Sarebbe bello anche vederci in faccia, se possibile, quando vengono fatte le domande. Se vuole, signora Maria Luisa, in basso a sinistra, attiva audio e attiva video. Vediamo lo schermo, signora, ma non sentiamo le parole, quindi bisogna... Adesso non so quale dispositivo abbia. No, mi dispiace, non sentiamo nulla. Se vuole scrivere la domanda in domande e risposte? Niente. Intanto che, ecco, si è disattivato. Se vuole scrivere la domanda, signora Maria Luisa, lo può scrivere direttamente in domande e risposte, se no riprovare. Intanto ne approfitto io. Signor Luigi dice, il Palazzo delle Esposizioni Murature è stato demolito, così come il Padiglione dell'Industria, che erano bellissimi. Per quali motivi non venivano lasciati su? Allora, è chiaro che sarebbe bello avere in piedi ancora questi palazzi, però sicuramente erano stati fatti all'uso esclusivo della mostra e come tali ovviamente senza fondamenta. E pertanto ovviamente non erano in condizione di poter resistere nel tempo. Questo forse è stato il motivo, a un certo punto ha fatto sì che fossero abbattuti al termine dell'esposizione, perché chiaramente sarebbero state necessarie opere di scavo, creazione di fondamenta, eccetera, cosa che non fu fatta, anche per ridurre i costi, per aumentare la velocità di costruzione. Probabilmente questa è la ragione. Un peccato, perché erano strutture molto belle. Bene, il signor Andrea racconta di una cosa che aveva sentito dalla nonna, che durante la Seconda Guerra Mondiale molti delle zone vicine scappavano ai giardini Margherita per proteggersi dal pericolo delle bombe. Voleva chiedere se lei era a conoscenza, se c'erano rifugi o cose del genere, perché scappare in un giardino, insomma, gli sembrava un po' strano, però erano lontani forse dagli edifici. No, rifugi non c'erano, non c'erano che mi risulti, perché le uniche strutture che erano in piedi allora erano praticamente il piccolo chalet, c'era la Palazzina Liberty che aveva, sì, aveva sotto le cantine, gli scantinati, quindi potevano, probabilmente quello poteva fungere da rifugio. Sicuramente poi in piedi c'era a un certo punto il piccolo chalet del circolo tennis e quello dei cavalli, che peraltro era stato occupato lì dove c'erano le stalle era stato occupato da cavalli dei tedeschi, quindi probabilmente andavano nella Palazzina Liberty. Bene. Ancora la signora Angela chiedeva se nel laghetto, prima nello stagno, cioè prima nello stagno poi nel laghetto, è mai stato fatto il bagno, cioè veniva proprio usato come luogo, diciamo, estivo per i bambini. Mi scappa da ridere, io ce l'ho fatto, ci sono cascato dentro, quindi se intende con questo sicuramente è stato fatto. No, non ci andava, era per caso, lì capitò che insomma ci ribaltammo facendo i cretini con la barca, ci tiravamo della roba dietro e alla fine insomma avevamo fatto fughino da scuola e tornai a casa che ero tutto bagnato e mi chiesero a un certo punto dove ero stato. Quello me lo ricordo benissimo, facevo la prima liceo, vi dico anche l'anno, quindi ricordo molto. Ma neanche i goliardi, so che no, il professore era anche un goliardo, era uno della goliardia bolognese. Erano, diciamo così, eventi casuali e direi incidenti di percorso, però me lo ricordo molto bene. Bene, ha chiesto la parola la signora Marta Bettini. Apriamo il suo microfono. Se c'è qualche problema di collegamento, chiedo a Giulia, che innanzitutto ringrazio dell'associazione Succede Solo a Bologna, che gestisce per noi la regia. Grazie all'associazione, grazie soprattutto a Giulia.
Ecco, prego signora Marta, sulla sinistra accende il microfono e se vuole anche il video. No, non si accende, com'è? La sgrido la prima volta che la sento, la signora Bettini, la conosco bene. Vedo che forse ha mandato una domanda. No, è della signora Maria Luisa che adesso la leggo, quella di prima. Ecco, prego, signora Marta, è online, può parlare. Ci siamo. Ci siamo, può parlare. Ecco, io volevo veramente ringraziare il professor Corinaldesi perché ha una capacità di eloquio semplice, gradevolissima e molto competente. E i bolognesi veramente dovrebbero ringraziarlo. Perché non conosciamo di fatto Bologna e questa è un'occasione eccellente che dovrebbe, a mio avviso, essere anche sviluppata in qualche maniera, forse dal comune, dagli enti, diciamo, competenti. Io me l'auguro questo. Grazie, anche noi. Grazie a voi, grazie. Grazie di cuore, signora Marta. Concordo con lei, anche perché ogni tanto facciamo delle domande difficili al professore, ma lui risponde sempre. Non siamo ancora riusciti a prenderlo in fallo. Esatto, è bravissimo. È vero. Allora, grazie a lei. La signora Maria Luisa, che prima non era riuscita a collegarsi, ha scritto: sono interessata alle scuole poste all'interno dei giardini Margherita. Se il professore mi può dire qualcosa. Niente, tuttora ci sono queste scuole che erano state create proprio con quella finalità che avevamo detto di potervi portare bambini che venivano soprattutto da famiglie esposte alla tubercolosi, che noi sappiamo era un evento particolarmente frequente, in particolare all'inizio del secolo, fino agli anni 50-60 sicuramente, ed erano bambini che non erano loro malati, ma venivano da famiglie esposte particolarmente disagiate. Per potergli fare praticamente un percorso all'aperto, potergli a un certo momento far giocare, far vivere assieme, cioè erano scuola a tempo pieno, praticamente con la durata di quasi tutta la giornata, e tuttora sono rimaste e come tali, e hanno oggi ci sono 10 classi di scuole elementari, praticamente cioè due corsi da 5 anni ciascuno, che sono presenti e tuttora attive. Furono intitolate, come ho detto, allora il sindaco Zanardi, era un sindaco socialista nel 1917, fu quello che distribuiva il pane, no? Creò il famoso forno del pane a Bologna per distribuire il pane ai bolognesi, in particolare ci sono delle bellissime foto con la distribuzione del pane ai bolognesi in piazza Ravegnana, perché allora c'era il problema durante la guerra, diciamo, di una carestia non indifferente. E Zanardi lo intitolò a questa scuola un umile facchino che era entrato nella sua giunta comunale, tutto lì. E queste sono ancora presenti e tuttora attive. Allora, adesso elimino un paio di domande che in realtà sono solo ringraziamenti e complimenti per il professore. Mi è sempre stato raccontato, dice Chiara, che uno dei due leoni avesse la brutta abitudine di urinare in faccia ai spettatori. È vero questo? Oddio, qui entriamo in cose che francamente, ecco la domanda, qui non so rispondere. Beh, se ci riusciva era bravo però, perché francamente... se ci pensate, ci si ricorda la gabbia dei leoni, c'era un certo spazio di distanza. Mi ricordo che ogni tanto tiravano a fare questo scherzo, però non mi ricordo di gente colpita veramente in maniera determinante. Allora, complimenti alla signora Chiara che ha formulato l'unica domanda a cui il professore non sa rispondere. No, mi ricordo, io sinceramente so che, oddio, ma che bene, mi sembra che domande non ce ne siano più, vediamo un attimo, alza la mano, no, siamo a posto, mi sembra che se non c'è nessun'altra domanda, niente.
Allora, ringraziamo il professor Roberto Corinaldesi per questa chiacchierata online. Aspetta, aspetta, il signor Stefano Scorlaita, prego, può parlare. Mi avviavo già verso la conclusione, signor Stefano, mi perdoni. Passo a sinistra il microfono. Scusate se dico cose ovvie, ma magari qualcuno può non sapere. Poi bisogna vedere quale tipo di dispositivo avete, perché non sempre è in basso a sinistra. Signor Stefano, non la sentiamo purtroppo. C'è un microfonino, c'è un segno di un microfonino con una... Aspetta che la messa sulla domanda e risposta. Ricordo anch'io il fatto del leone. Ah, confermava allora. Allora siamo in due. No, siete in due, io no. Grazie dell'informazione. Lo inseriamo nelle prossime slide. Grazie, signor Stefano. Bene, allora ringraziamo tutti, in particolar modo voi che siete i nostri amati spettatori di questi nostri incontri del giovedì della consulta. Ringraziamo il professor Roberto Corinaldesi e vi invitiamo il prossimo giovedì, che sarà l'ultimo degli incontri di questa stagione, 17 marzo, sempre alle ore 19, sempre su questo canale, come dicono in TV. Il professore parlerà del portico della Certosa. Grazie a tutti dalla consulta fra antiche istituzioni bolognesi. Saluti. Grazie.